not to be out of. Benvenuti a tutti intanto, grazie per essere qui a questo terzo evento di LegalTech Spritz. Siamo Federico e io abbiamo organizzato questo evento, ci trovavamo a San Francisco qualche mese fa e venuti in Italia avevamo un po' la voglia di tenere un po' legame con il mondo tech. Personale abbiamo cercato di eventi ma non l'ha trovato molto anche un po' scomodo probabilmente e quindi ho detto perché non lo prendiamo noi? Quindi se vuoi. Sì. E oggi siamo con Andrea Conso che è avvocato, partner dello studio legale Andrea Conso, è Annunziata Conso, assolutamente Annunziata Conso, è sicuramente italiani se non esatto e in particolar modo con una attenzione a tutto ciò che è il finanziario quindi monetario anche capitali forse anche un po' di assicurativo sì. E ci si può chiedere ma perché LegalTech dove c'entra Annunziata Conso con LegalTech. Praticamente qualche anno fa, prima che io partissi per la California, parlai con Roberto Ferretti, che è un altro avvocato, anche lui parte, socio dello studio, il quale mi diede le slide di questa nuova piattaforma, dal nome Refink. Ai tempi il fintech, che era, ti ricordi, era un tema molto moga e molto in voga e Refink credo che chiamasse gli aspetti appunto di fintech e esplorando un po' il panorama LegalTech questo evento io e Hans ci siamo detti che forse la presentazione di cos'è Refink, da cosa nasce, perché è nata e cosa insomma qual era buona cosa, avevo chiesto gentilmente appunto ad Andrea di partecipare a questa iniziativa e con noi e la racconto. Grazie mille. Innanzitutto il obiettivo della domanda di avere commissione che potrebbe interessare a fare è cercare di aiutare a farla perché anche quando ci sono la allora di scambio forse c'è anche la pandemia che si è lanciato un po' per raccogliere, comunque vedendo al sogno, perché è uno studio di professionisti che si occupano di utilizzo dei mercati finanziari e a un certo punto costruisce questa sorta di hub, comunque questa divisione dedicata ai temi innanzitutto perché ci hanno chiesto molti clienti, perché il fintech è diventato un pane quotidiano per i mercati finanziari, la ricerca di integrazione di tecnologia e servizi di modelli tradizionali è una caratteristica ormai perna del mercato di tutti i dati e pertanto noi veniamo chiamati quotidianamente ormai solo a gestire quelle che sono le problematiche di no. Está tudo em uma linha de tempo.
prenderà nella sua parte di questa genetica, che sia promosso da una startup o di una tecnologia, cambia, e non può trascurare il fatto di capire se quel film che c'è attaccato a tech non si porti dietro un'attività preservata. Dico totalmente, cioè per prima parte del singolo abbiamo avuto una cosa, uno slogan che loro non ti hanno potuto dire, viene indietro. Se tocchi solo nella gente, uno straccio d'autorizzazione da qualche parte che non è colpo, piccola, grande, media, tipicamente chi viene da noi può diventare banca. 8 su 10 si sentono che io vorrei fare. Poi magari se ne vanno con la licenza di BISP, ISP o UDP, la 106 a volte già sovrastrutturata, un bel istituto di pagamento, non si deve nessuno, insomma ci sono delle soluzioni che possono essere comunque portare al risultato attesa. Però quello che non bisogna mai trascurare, che se tu fai un progetto continuo, un progetto fintech, la componente fin in Italia, in Europa, e mediamente è una cosa che planetariamente viene detto con lo stesso modo, e c'è un confronto necessario con le regolatori, che non può essere un confronto, noi ci siamo con i regolatori, con le attività riservate. E se voi andate al catalogo delle principali forze, grazie. Non, prossima volta premo i microfoni, però intanto stavolta è così. Va bene. Grazie. Il confronto con le autorità, cioè con la regolamentazione, è fondamentale. Perché se io faccio un'attività di nuovo denaro, ho interessi, e anzi adesso ci sono delle nuove disposizioni a livello comunitario in cui si passa al concetto del trasferimento di valore, quindi non è neanche più denaro o uno strumento finanziario, ma di per sé il concetto di poter trasferire un valore. Criptovaluta è molto un buon agio per aiutare il ragionamento in questa direzione. Ecco, però che cosa succede nel mondo delle fintech o dei progetti fintech? Che spesso e volentieri i promotori di queste iniziative dicono, boh, intanto io investo un po' in tecnologia, vediamo se funziona, se poi faccio un po' di mercato, raccolgo un po' di soldi, investo in marketing e poi se tutto funziona, poi mi occupo della compliance. Ecco, questa cosa qua, se uno fa con vini di ferro, cani da giardino, o cornici, o bottigliette, è una cosa che io farei naturalmente, perché assolutamente privilegerei il mercato rispetto alla componente di compliance, a meno che io non debba stoccare barre di plutonio per la porta penale, non è mai buona. Però nel mondo delle fintech invece, cos'è che porta malissimo? Se tu tocchi sbagli a toccare la norma giusta, quella cosa lì vuole davvero ti porta nel dorato mondo dell'abusivismo, che tradotto è i tribunali di codice penale, siamo accusati di un utente di stavolta, c'è il gabbio, quello è il problema, mentre la sanzione amministrativa meno male non si nega a nessuno, fa curriculum e può essere l'equivalente di percorso ragionevole. Chi è stato all'estero e anche si compare e sa che tutti i fondi di investimento del pianeta, a un certo punto nelle loro polizze c'è una clausolina che dice che se c'è il rischio di cambio, peggio ancora, c'è un problema patologico, strutturale, i fondi di sbaglio che si sono messi dentro scappano via. Quindi l'errore concettuale che caratterizza mediamente il sistema delle fintech nazionali, però anche un fenomeno che non è solo domestico, anzi il nostro mercato è un po' grosso così, questa è la statistica che potete accarezzare guardando, apprezzare meglio guardando un po' il fenomeno a livello globale. Scoprite che l'effetto, cioè l'attenzione verso la conformità del business è subito dopo la sete, la operazione di marketing, l'acquisto del toner e una serie di cose estremamente importanti da anticipare. Ecco, il nostro posizionamento, quindi l'offerta che facciamo al mercato, dice no, riordinare l'ordine degli attivi. Se fai il fintech, ti ha messo in un processo che sia effettivamente una società
interessante, ma alla fine c'è un po' un tempo vostro, ma magari non c'è assolutamente niente con la materia o dei materiali. Sempre che la missione di diventare banca viene distrutta proprio con un ciringuito di punto che può essere un ottimo flusso. E quindi noi inizialmente la gente cerca di rispondere a questa prima domanda. Quindi il modello di business è molto semplice. Cerco chi vuole essere accompagnato ad identificare un progetto dalla sua genesi fino alla vita intera e per capire qual è il giusto approccio da raccomandare. E con questo percorso, un percorso da noi un po' di scatto, perché uno scambio intenso tra promotori e via, come siamo noi in questo caso, cercare di capire come funziona la cosa, porta alla corretta configurazione. Questo è stato il primo passo che abbiamo fatto con questi lavori. Poi l'appetito è mandando, abbiamo detto, sì, però la tecnologia, anche noi siamo esposti al tech. Non solo nella componente fino, ma c'è anche RegTech o LegalTech, e dopo adesso con tech c'è una serie di iniziative che si spremono. Sì, qualche giorno fa leggevo che cosa c'è da finare, ci sono dei provider di cene, quindi di dire cloud c'è da sentire come la tecnologia sia. Io lo trovo geniale, soprattutto per quelli che li inventano questo. Mi invito totalmente, io sono un ragazzo curioso, mi piacerebbe sedermi in una stanza con chi di fare. Però abbiamo scoperto, studiando le iniziative fintech, che alla fine questa tecnologia necessariamente avrebbe reagito anche sulle attività che noi facciamo, perché eravamo non solo attività di consulenza o di contenzioso,
da almeno 5 anni che ne parliamo. Una noia mortale, però quando entreremo in gioco ne saremo tutto. Prendi o cazzo di tanto. Il contenuto è un'opera d'arte, è un'opera d'arte.
intervento? Sì, prego. Come siete già partiti? Iniziamo, siamo in ritardo, siamo... Sì, no, prego, prendete delle sedie. Benvenuti. Non viene stato qui. Qui. LegalTech. Sì, prego, prego. Sono le sedie da... Questa qua va bene, vi piace? Va benissimo. O siamo proprio lontani? Se volete entrare anche nel video potete mettermi anche lì, come volete voi. Entrano nel video? Come volete voi. Non so. Lasciamo la libertà di... Come gli altri, ma... No. Eravamo arrivati a Refink 1.0, così che sì. Possono godere del Refink 1.0. Per chi non lo conoscesse, Andrea Conso. Stavo raccontando di questa iniziativa che abbiamo coltivato con il nostro studio. La breve sintesi, noi ci occupiamo professionalmente solo di diritto dei mercati finanziari, non facciamo altro, quella è la nostra area di specializzazione. Da molto tempo ci occupiamo anche di progetti innovativi, la tecnologia a servizio della finanza, viceversa, in buona sostanza. E i progetti fintech ci hanno appassionati per molti motivi, tra i quali che oggi c'è, come dicevo prima, una contaminazione molto importante della finanza tradizionale alla ricerca di questa visione con la tecnologia, quindi è una cosa che materialmente esploda, e credo che sia quello di tutti, e quindi abbiamo reagito anche noi per cercare di dare delle soluzioni a quella tipologia di clientela che per noi è rappresentata, con particolare riferimento ai progetti fintech, alle start-up, agli intermediari vigilati che poi promuovono progetti di natura finanziaria tech, fintech diciamo in una concezione molto ampia, e poi gli investitori che devono capire se i soldi che gli vengono chiesti o sostegno di un'investitore o un'altra sono investiti in una cosa che ha senso dal punto di vista sempre legale e regolamentare, perché non si vuole sostituire un fondo, non è un atto di investimento, io le comprerei tutte per intendersi quelle che passano da noi perché luccicano, sembra che funzionino e non sono un bel buon benchmark perché tendenzialmente mi sbaglio. Però sul piano legale e regolamentare può essere indispensabile, quando si parla di fintech, cercare di capire se la componente fin del progetto è adeguatamente protetta, ovvero se i promotori dell'iniziativa si sono usati di assolvere un obbligo che nella materia è fondamentale, cioè quello di capire se la loro attività è protetta o deve essere protetta da un'autorizzazione, che è una cosa che tipicamente, dicevo prima, viene trascurata spesso e volentieri, soprattutto nel mondo delle start-up, perché se uno faccia, ad esempio, dei condini di terra di Nanni del Giardino, non è un grosso problema, forse può anticipare alcuni profili di conformità, ma se lo faccio nel mondo delle fintech può essere un problema perché 9 su 10 rischio, mi porta a caso rischio di abusivismo. Rischio di abusivismo significa responsabilità di tipo penale, responsabilità di tipo penale che può costituire una poison pill fondamentale, definitiva, fatale per l'iniziativa, perché impedisce alla terza gamba di questa filiera di investire in... Buonasera, nell'iniziativa. Non sono io nella posizione migliore. Già che ci sono, mi permetto di dire che il meetup vuole essere molto informale, per cui se avete domande, alzate la mano e... D'altronde abbiamo scelto la componente diciamo non accademica dello studio e quindi... Ma poi abbiamo anche un giro, visto che è una competizione, ma anche un giro di... Sì, esatto. Io purtroppo devo stare di là, però... Come preferite, ripeto. Totalmente informale. Sì, se avete le domande per me.
Comunque questa qua è una delle principali vulnerabilità che abbiamo visto nel mercato, parlandoci da tantissimi anni della materia. Refink inizialmente nasce per questo, accompagnare progetti che hanno queste caratteristiche. E abbiamo visto, lo dicevo prima, come anche questo possa essere apprezzato anche per la capacità che la compliance normativa può avere dal punto di vista anche di segnare l'evoluzione del progetto, perché le norme, in contesto di questo, scusate, lo ripeto, ma perché è un link interessante secondo me, il fatto di avere una produzione normativa estremamente lenta, come abbiamo in Europa, può essere o vista come una tragedia, una disgrazia, non siamo capaci a seguire il fenomeno, siamo sempre in ritardo, oppure guardando il bicchiere mezzo pieno può segnare anche una certa capacità, forse unica, predittiva, rispetto alla possibilità dell'imprenditore di sapere cosa gli succederà quando definisce un bicchiere. Quindi io oggi faccio che mi manca la norma, se voglio fare, che so io, una stable coin, teoricamente non mi manca una norma di riferimento, perché apparentemente non è vero, ce ne sono una montagna, ma diciamo che manca quella buona che deve arrivare fra poco, però io fra quattro sono già, che fra due anni ci sarà una regolamentazione comunitaria che mi approccerà e mi risolverà il problema. E quindi posso oggi fare il setup dell'iniziativa per quello che verrà. Quindi tendenzialmente la risposta professionale è in questi termini. L'idea nasce sostanzialmente da quella e ci ha costretto a prendere dei tecnici a volte, non solo, quindi un network che si caratterizza non solo più da avvocati commercialisti, ma abbiamo qualche ingegnere, manettone, cioè la filiera è piuttosto varia, anche perché molti di questi progetti sono praticamente impossibili da comprendere, almeno per me, e quindi serve l'aiuto da casa e una capacità anche di know-how che tipicamente un legale o un commercialista potrebbe avere. Quindi in questa prospettiva questa è stata la prima iniziativa. Poi da qui in poi la decisione. Prego. Io mi avvicino velocemente a raccontare un'altra cosa che però fa questa iniziativa, che forse è anche un po' più interessante, e cioè quello che abbiamo nel nostro piccolo network, che ci occupiamo non solo della parte legale con tutti i commerci, ma anche di assistenza di intermediari vigilati per tutta la filiera di sistemi di controllo interno, compliance, interno logic, business, tutto quello che serve. E abbiamo investito molto nella digitalizzazione di questi progetti, quindi c'è di queste attività. Quindi Refink nel tempo evolverà da una sorta di accompagnatore di progetti fintech per gli aspetti che sono tecnicamente legati al mondo della consulenza legale e regolamentare, anche a un fornitore di servizio per iniziative che necessitano di assistenza tradizionale, non necessariamente nel mondo del progetto, ma mediante l'utilizzo di tool che tendono alla caratterizzazione dei processi delle informative in società. Quindi se avete presente la specie del regolamentare tutte le attività degli operatori che muovono nel settore fintech,
che i processi di controllo interno devono necessariamente reagire più o meno alle stesse logiche. Oggi non esistono sostanzialmente, se non per le banche del sistema, dei controlli di monitoraggio dei flussi informativi all'interno delle aziende. Quindi intermediari minori e medie, piccoli o medi, grandi operatori nel mondo degli intermediari di dati, di fatto o si attrezzano autonomamente oppure sostanzialmente sono un po' accompagnati da Excel, PowerPoint o altro per cercare di gestire i propri flussi informativi. Ecco che con questo investimento entriamo nel dorato mondo delle RegTech, cui esiste una definizione molto sfilacciata in inglese, quindi a tirarla fuori. Io ho scritto un B per sopra. Infatti, porta a casa. In inglese, però. In Italia invece al momento Red Tech ha una connotazione dove insomma, basta un po' di tecnologia, danno una pennellata di tecnologia, tutto ciò che funziona più o meno con una regolamentazione. Ci sarà da capire anche quale è l'evoluzione, ci sono delle linee guida che arrivano dalle autorità di vigilanza e su questo bisognerà conformare i nuovi modelli di business. È indubbio che però la complessità della compliance richiede agli intermediari di dotarsi di meccanismi che in modo automatico, generalizzato, digitalizzato consentono una maggiore interlocuzione tra funzioni di controllo, apicali e business in buona sostanza. In estrema sintesi questo è quello che abbiamo messo a terra per rispondere a queste necessità insomma che abbiamo visto del mercato. E posso fare io una domanda, così forse anche rompo il ghiaccio e poi diciamo sono relativamente direttamente interessato e il metaverso. Nel senso che so che Refink è technical partner di, sì. Di Pixel e Marcassella della. Abbiamo. È una materia che stiamo studiando, anche lì io adesso dico delle cose che sono popolari perché noi che facciamo cerchiamo di trovare delle soluzioni pratiche per far funzionare delle innovazioni che possono apparentemente essere anche rapide. Il metaverse in molte applicazioni è sicuramente una cosa estremamente affascinante, io sono rapito, ci sto scrivendo anche un libro su questa cosa, ma in che prospettiva? Al netto dell'apprezzamento che uno possa avere del fenomeno, io mi occupo di diritto dei mercati finanziari, quindi il mio problema qual è? Quando una banca viene da me e dice voglio aprire lo sportello nel metaverso, bene. E allora come lo apriamo questo modello nel metaverso? Ci sono molti modi. Il primo, più semplice, è facciamo un call center nel metaverso, cioè quello che succede nel mondo reale, se tu il metaverso lo interpreti come un amministratore tecnologico, la differenza sarà che l'avatar mio che rispondeva al telefono da qua lo farà invece nel metaverso con conseguenze più o meno umane. Ma dal punto di vista giuridico è una cosa abbastanza banale alla fine, come abilitare una tecnica di comunicazione a distanza, quindi è poco disruptivo. Quindi noi parliamo spesso di materie che sono meno sexy, diciamo, di quello che viene pubblicizzato. Oppure più complicato è quello di dire, vabbè, allora andiamo sul metaverso a chiudere contratti. E lì, se compri la pizza, la birra nel metaverso, la maglietta o la carta o il gadget o l'NFT, diventa tutto più facile. Chi si occupa di diritto dei mercati finanziari sa che tutti i contratti che regolano la prestazione dei servizi finanziari devono avere la forma scritta. E come facciamo? Perché nel metaverso il mio avatar, la relazione col tuo, si scambiano delle informazioni che poi vengono regolate da uno smart contract. Ma questo smart contract cosa fa a livello della vita? Un contratto, sì, magari lo è anche, ma a soglia la forma scritta può essere equiparata alla medesima. La risposta allo Stato è planetariamente no, che se ne dica. Noi in Italia abbiamo nel 2019 tirato fuori una prima normativa che dà una definizione di cos'è uno smart contract, ne dà una
valore probatorio equivalente alla forma scritta, ma mancano le disposizioni attuative, quindi è impossibile considerarlo come tale. Per tale pratica un contratto del metaverso, come si stamattina un cliente mi chiedeva, io voglio tokenizzare immobili. Grande idea. Immobili, case. No. Sì, è un'idea straordinaria, magnifica, però le case si trasferiscono ancora dal notaio, con la piuma, carta, penna e calamaio, se stanno a fare, deve essere fatta in qualche modo. Molto sexy l'idea di utilizzarla, però la forma in questo caso diventa un pochettino più complicata. Il gioco si complica ancora di più se questi sono business sovranazionali, quindi cross border per vocazione. Quello che vale da me non necessariamente andare in Francia, in Germania e poi in un paese extra-UE, eccetera. Quindi il metaverso è una cosa magnifica da frequentare per i gaming e per le altre esperienze, ma oggi per i mercati finanziari può essere un second life dei mercati finanziari solo nella prospettiva, almeno io credo, che sia una tecnica di comunicazione a distanza che abilita però i servizi di tipo tradizionale. Cioè, vai a scrivere il contratto in banca e poi nel metaverso fai delle cose come le faresti per telefono o via internet. E poi con una questione di user experience, ma giuridicamente stai lì. Anche se tra carta digitale non c'è tanta differenza quando si trova in forma scritta, non permetterei di dire. Per me è un punto di vista teorico, poi. No, infatti, però pratico è quello il problema. No, infatti è quello che. Ci sono permesso di invitare. Ci vuole una manina che dica che quella roba lì ha la forma, almeno dal punto di vista probatorio, della forma scritta. Allora lì si aprirebbe un determinato mondo di applicazione. La cosa veramente curiosa è che se io, lui lo sa, noi al studio mappiamo circa 35 paesi per vedere come muove la normativa a livello planetario sulla blockchain. Nell'ultimo censimento che abbiamo fatto abbiamo guardato 80 paesi, una pubblicazione che uscirà a settembre ottobre, poi te la mando e anzi te devi vedere alcuni paesi se funziona, per favore. La cosa curiosa è che nessuno si occupa dello smart contract. Blockchain, la moneta, token, utility, security, ma dello smart contract, del mattoncino che regola tutto l'industria, è grande assente di tutta la nostra legislazione. L'European Digital Package, lo smart contract, dice ce ne occupiamo il giro dopo con le DAO. È una bella idea, però quella cosa lì, anche se la legge italiana dovesse diventare legge dello Stato, entrare in vigore, avrebbe una magnifica forma scritta riconosciuta di smart contract che vive all'interno del territorio nazionale. Già in Francia non vale niente. Poi ci sono alcuni che dicono che non è così, però concettualmente io la vedo sempre. Si aprono dei discorsi molto complicati da verificare, che sarebbero tutti da verificare sul campo, insomma. Refink è un po' la mano. Anche la consulente. Consulente da sempre la mano. Visto che Andrea ha anche il tempo limitato, giusto per capire se ci sono domande, c'è qualche startup fintech o magari da che. Ti rompa un po' l'audience, perché da che mondo venite? Qualcuno Liga? Qualcuno Liga? Qualcuno startup qui? Bancario? Altri mondi? Una mia piccola società che fa investimenti, consulenze. Indicazioni circa il sito? Sì, no, ma qui è facile provarci. Noi non facciamo tantissima pubblicità, è più facile che ci trovate magari delle iniziative di tipo di approfondimento, tanti webinar scritti o approfondimenti, questo è quello che facciamo di più. E se ci sono dei progetti, quindi noi spendiamo anche molto tempo a studiare, in realtà anche senza necessariamente vendere consulenza, per questo non è proprio nelle mie corde, non ci riesco. Questa è una materia estremamente interessante, soprattutto nelle declinazioni blockchain, cripto asset, dice
detto che è un metaverso, perché è una materia che stiamo studiando, diciamo, in modo abbastanza disinteressato, e non necessariamente anche sempre solo legato a progetti di studio, perché abbiamo comunque il privilegio di seguire un certo numero, ma perché io credo che fondamentalmente sia una tecnologia che è fatta per rimanere e che modificherà in modo estremamente sensibile diversi dei servizi di investimento e bancari che tradizionalmente non frequentiamo. Il primo elemento è sui pagamenti. I pagamenti reagiranno sicuramente a queste nuove tecnologie, come hanno già fatto in passato con internet o con altre non banking. La blockchain, scremati tutti i problemi ESG e tutta la parte brutta della vicenda, comunque propongono dei modelli di scambio che sono straordinariamente economici rispetto a un bonifico bancario. È un trasferimento di valore che può avvenire a bassissimo costo in tempi risicatissimi. Sono più sicuri che sì, perché alla fine della fiera succede per pagare. Adesso, anche questo, se c'è qualcuno di se sento qualcuno di attento alla materia, mi prende a botte una bottigliata, però alla fine della fiera uno stablecoin, o comunque per dire la verità un timone in token che ha come sottostante una moneta fiat, cioè, quindi avendo un costo legale, se lo andate a scomporre negli elementi minimi è una prepagata con il deposito del conto di pagamento verso la banca digitale. La cosa estremamente poco disruptive da raccontare questo nel senso che c'è un intermediario che ha delle riserve e un debito, diciamo, decentralizzato che circola su. Ti racconto questo aneddoto, però temo che dovrò lasciare, però qualche anno fa mi era capitato di vedere i primi stablecoin emessi dei gemelli Winklevoss, che io video totalmente, non solo per il fisico, perché sono andati alle Olimpiadi e hanno anche guadagnato una sbaraccata di soldi con Facebook, e quindi i soldi che hanno preso da Zuckerberg e li hanno investiti in criptovaluta. Una di queste è la Gemini, che è uno stablecoin. Vengono in Europa, vogliono essere votati su un exchange e facciamo le dividere su questa roba, incredibile. Insomma, intorno a che zona così di carta da studiare, dicendo, arriva il provvedimento autorizzativo degli Stati Uniti, che dice più o meno quasi virgolettata. Boh, non ci abbiamo capito moltissimo. Però, visto che assomiglia molto da vicino alla moneta elettronica e funzionano come le prepagate, fatemi prendere l'autorizzazione a diventare un istituto di moneta elettronica e poi acquisteremo anche un emittente. L'importante è che i soldi, chi mi dà i soldi, la fresca vera, venga conservata in conti di custodia segregati e controllati. Esattamente come avviene con la moneta elettronica. E da lì è partita uno dei primi esempi virtuosi. Tether non può vantare la stessa livello di trasparenza. E le iniziative che stiamo frequentando anche sul mercato nazionale invece sterzano di più verso questo tipo di modello, ma perché lo inizia a dire anche la normativa, fra due anni di nuovo, la capacità predittiva delle norme, fra due anni la norma dirà che il moneta token è moneta elettronica. Intorno a quello che dicevi prima, c'è compliance paradossalmente in un contesto iperregolamentato, quale quello italiano europeo, ha una funzione anticipatoria della primaria. Può diventare, se ben interpretata e analizzata correttamente, uno strumento di business e non un costo passivo, come tipicamente considerare. E si evita il cambio. E si evita il cambio. Mi ha sembrato un radio. Quello non è mai stato la sensazione, si paga anche volentieri. Quando c'è l'abusivismo, porta male. Ma che per più che altro perché non sei più investito. Se poi riesci a dimostrare anche di aver ragione, ma hai perso la finestra culturale unica, utile per essere investito. Non dalla macchina, ma per investito. No, certo, questo è chiarissimo, anche perché poi le conseguenze sono ovviamente l'esclusione dal mercato. Se non sei investito in Italia, non sei investito in Europa, non sei un po' più difficile. Sempre parlando di crypto asset, c'è un numero estremamente rilevante di operatori svizzeri, cioè di
missione. E si sono accorti che le banche svizzere erano molto più o meno 5 grandi che cercavano di fare la stessa cosa, però non glielo facevano. Tuttora non glielo fanno fare, no? Quindi lo spiegotico pensare che uno che però si vende la mattina senza nessuna autorizzazione e fa la stessa cosa, vuole fare con tutto il suo lavoro. Quando se lo diceva, però non funziona tantissimo. Allora moltissimi di questi a un certo punto smontano e rimontano. Quindi delle perdite di valore straordinario, perché per poi andare a fare una sollecitazione vera o comunque impiantare dei modelli finanziari compatibili col contesto normativo comunitario, l'investimento fatto in Svizzera è stato smontato per essere poi rimontato. Questo funzionava a Malta, anche a San Marino, altri posti dove la stessa cosa si è verificata un po' sul equivoco che mancando le norme allora si potesse fare un po' di sconto, ma non è così se tocchi la finanza in buona sostanza. Questo è un sintetico. Grazie. Qualche domanda flash? Ma purtroppo mi riesce di lasciare per impegni istituzionali, esatto. Abbiamo la cena d'ufficio. Però se ci sono domande, secondo me c'è un po' di tempo, ci devo concedere. Sì, o anche presentazioni, insomma, un po' di autografo, cose di questo tipo. Non sono bravo. NFT. NFT poi, e altrimenti, insomma, possiamo vedere del locale e chi volesse prendere un drink basta che si ricorda. In Europa avresti un Gemini americano, hai qualche altra stablecoin che hai analizzato? Sì, diverse, però è curioso che sono più tempo di non potervi dire i nomi di nessuno perché sono sotto i miei. Vabbè, allora faccio una domanda più facile, cioè di parlare più, che diciamo, abbiamo bisogno più carichi. Che relazione c'è però adesso tra fintech e rischi? E come si può gestirli da un punto di vista integrato, cioè per mitigare? Mettiamoci comodi, non ti diamo da bere. Allora, il problema è enorme, anche perché non è di facile soluzione, cioè non è facile risposta la domanda, perché attacca veramente da molti piani diversi. Certo, per flash, noi abbiamo una normativa in materia di ESG che è complicatissima e che insiste sui mercati finanziari in modo straordinario. Sta parlando della taxonomia adesso? Sì. Però come che nasce la DSD? Perché DSD a un certo punto diventa interessante per i mercati finanziari? Perché ci sono dei problemi tipo la decarbonizzazione e altro che nessuno stato sovrano sarebbe in grado di risolvere autonomamente. Quindi a un certo punto dicono questa cosa bisogna spostarla dove ci sono i soldi, e gli investitori sono un ottimo terreno da questo punto di vista. Quindi il primo aspetto della DSD è stato quello di MIFID, non c'era bisogno di una normativa dedicata, aveva già una componente che diceva guarda che se tu devi chiedere alla clientela se è interessata a fare un investimento di ESG piuttosto che no, allora in quel momento lì quando fai la procedura cambia la politica di investimento e cambia anche un intermediario può decidere di allocare denari da una parte piuttosto che un'altra perché è una sollecitazione da parte della clientela. Questo è una prima necessità di ESG, cioè quella di avere una contaminazione dei mercati finanziari per aiutare a risolvere dei problemi che sono tipicamente sovranazionali e hanno bisogno di moltissimi investimenti. E quindi questo è un primo modo di portare il ESG nella finanza. Sul fronte più tradizionale, mi sembra che siano dei clienti normative che già ci aiutano a capire come farlo, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista del prodotto. E anche forse dei nuovi contratti che vengono conclusi, cioè derivati che associano poi al contratto principale, variazioni assicurano il rischio. Ma il problema è sul fin
fintech, questa, cioè mi chiedo. Cioè che in realtà il fintech per noi non c'è, nel senso se ti fa credito con la fintech digitale, ti fa il fintech ha gli stessi problemi, la banca ti fa credito a mozzarella, campana, mozzarella, SRL, che magari fa il bifo, il regalo di tanto. Che sia tradizionale, che sia tech, il problema reale degli ESG è il monitoraggio. Cioè io posso avere, ad esempio, la tecnologia, in questo vedo una reazione molto interessante sugli sviluppi tech, per il monitoraggio delle affermazioni che uno trova quando va a comprare o seguire prodotti di questo tipo. Per il monitoraggio dei claims che utilizzate. Principalmente per quello. Perché tutti sono diventati ESG, no? Cioè, il fondo immobiliare... Sì, sì, tutti dovevamo monitorare, periodicamente, perché sono io, ma qualcuno mi andava a vedere se questo periodo... Effettivamente, sono ESG. Se sì, noi rimangono delle affermazioni di principio, in cui la propria è possibile pensare che un gestore che fino alla della sua salute attiva che accertasse che l'inserzio per monitorare non per un punto di delicatato greca non arrivare a capire se c'è plastica, alluminio o quello che sia investimento base informativa, ma una tecnologia che deve aiutare all'investitore o al gestore o chi indirizza l'investimento a capire se effettivamente quello di investimento di CO2. Tutto il resto, secondo me, di nuovo puntiamo nel dottorato mondo dell'abilitatore tecnologico, cioè la fintech può fare dei prodotti che possono essere assolutamente smart, interessanti, possono raggiungere una platea più vasta, possono essere anche più critici perché costano di più in termini ecologici, spendono di più a farli, sono Bitcoin, che sarà vero che consuma di più dei frigoriferi degli Stati Uniti o viceversa. Allora il data storage è un problema, cioè i costi ecologici del data storage, questi sono effettivamente un problema. Sì, leggevo qualcuno che diceva che comunque i frigoriferi degli Stati Uniti costa di più gestirli che i Bitcoin. Anche lo smaltimento delle batterie al dice delle auto, esatto. Per cui, cioè, dipende sempre dal punto di vista pubblico. Io penso che però parlare di fintech legato a ESG sia un esercizio di scarsa rilevanza pratica, perché a mio avviso devi prendere il fenomeno ESG, quello finanziario, poi vedere la tecnologia come può insistere in questo modo, vedere quali possono essere i vantaggi e soprattutto quello che oggi manca di più, perché tutti sono diventati ESG ma nessuno controlla. Io non vorrei avere la plastica a casa, però quando torno la sera devo diventare in plastica lì perché nessuno controlla che arriva la casa, quindi non temo troppo. Questo è anche un po' la vigilanza della vita, perché nel buio, da qua, secondo me sarà anche abbastanza avanti, forse, per dire, guardiamo che cosa fate, vediamo, aspettiamo. Ma per chi soffre di insonnia, ma deve proprio avere dei problemi di sonno strutturali, vi invito a leggere la regolamentazione comunitaria in materia di ESG, una roba che darei come prima accessoria a una persona per delinquenti che si sono macchiati dei reati di diritti contro l'umanità, leggerla, studiarla e ripeterla, soprattutto le cosiddette TOS, la regolamentazione di attuazione, quello di dettaglio. Si capisce assolutamente niente, ma una persona normodotata non potrà mai capire questi singoli elementi. Allora lì forse sì che la tecnologia si può aiutare per creare delle metriche, delle logiche di controllo che possono aiutare. Per attivare un labeling leggibile, magari su base dei parametri. Esatto. L'intelligenza artificiale dovrebbe essere una cosa. Però il problema è che poi il documento di lettura, quindi ultimamente il dataset deve essere composto in un modo strutturato, tale per cui l'algoritmo non riesce a leggere, eccetera, eccetera. Se è scritto, diciamo, in italiano alla Zeccagabugli, l'intelligenza artificiale è molto poco intelligente. Sì, quello è un altro problemone. Per quello che io vorrei invecchiare senza parlare di ESG, se devo essere scritto, come la GDPR, mi sono dato questo in due tempi, la vita, e per questo è molto.
di associato perché dei soci che sono tutti quelli non mi piace, però io faccio fatica. Bene. Io mi scuso molto, ma devo proprio scappare perché per tutti quelli qui, due parole. Grazie per essere venuti qui sul terzo e ultimo evento prima della pausa. È stato un piacere, sarà ci sentiamo. Ci sentiamo. Ciao. Questo è l'ultimo evento prima della pausa estiva, ne faremo altro poi a settembre. E vabbè, presentarti anche. Io sono Hans Paolo di Speed Legal, della startup che abbiamo fondato a San Francisco, che si occupa di intelligenza artificiale e contratti. Io sono Federico, non sono legato a Speed Legal, ho conosciuto Hans circa 6 mesi fa, quando ero a Palo Alto, cioè online, io ero in California, però siamo conosciuti online. E anch'io ho una startup, anche lui. Sì, anch'io mi occupo. Mi occupavo della ricerca, però adesso anch'io ho provato una startup negli Stati Uniti, mi occupo di criptovalute, ma principalmente di smart contract. E quando siamo tornati in Italia, io e Hans abbiamo pensato di organizzare per provare a capire di che cosa si parla nei bistro a Milano e provare a sensibilizzare questi temi. Il motivo principale era appunto, essendo a San Francisco avendo molti eventi di questo tipo, venendo a Milano ne abbiamo visti un po' mancare, venendo troppo, un po' dovuto forse anche alla pandemia, forse il momento non era più giusto. Noi pensiamo di creare un paio finché siamo in Italia. Ci fa piacere che con 40 gradi fuori siete venuti qua, insomma il sistema di condizionamento direi che aiuta, funziona. Da qualche parte avevamo i QR, ma sai che è un po' difficile recuperarli, nel senso che ci trovate su LinkedIn. Io sono Federico Panisi di ANISI e Hans Paul speedlegal.io. Trovate anche la cattolica, c'è cioè, la spazio della voce, non so dove ci avete trovato, sia su LinkedIn o su tramite una mail. Anche grazie per essere qua, anche grazie per dire a quest'ora. Scusate, ma ce n'è appena andato il relatore, quindi stiamo registrando e quindi poi metteremo sulla pagina Facebook, sulla pagina LinkedIn di Speed Legal, che è comunque quella personale di Federico e mia di Hans. E se avete qualche domanda, ne siamo qui, se avete capito di più sulla Silicon Valley o altre domande, ne siamo qui sui smart contract. Quindi hai tutto quello che è, va bene. I drink sono buoni, quindi